Subito il benvenuto a Jean Ergas, capo economista Tigress FP. Buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti. Grazie Alessandra, un grandissimo piacere, sempre un grandissimo onore, grazie. Allora, partiamo naturalmente dai dati macro, innanzitutto la tua interpretazione delle vendite al dettaglio, non soltanto abbiamo visto un bel po' di cambio sulle scorte di petrolio, ma partiamo dalle vendite al dettaglio, indicano pressioni inflazionistiche o meno? Ma io credo che indicano che qui c'è un'economia che è molto forte, ossia quello che si voglia dire effettivamente con tanto di Omicron, di varianti e tutto il resto. Qui la gente, come diciamo sempre noi, eravamo il bastian contrario, qui quasi bruciato il rogo, qui la gente sta spendendo. Mi ricordo perfettamente proprio l'aneddoto che mi convinse di ciò. Io vado spesso a Westchester Mall, grosso mall, molto famoso, vicino a casa mia a Westchester, e prima mi chiedevano durante l'estate, anche prima, ciao scusa Sam, mi sai dire dov'è McDonald's? E all'autunno cominciarono a chiedermi, ciao scusa, mi sai dire dov'è Gucci? E questi soldi ce li avevano sul serio e giravano con grosse borse piene. Ossia, il consumatore americano i soldi ce li ha, il consumatore americano ha risparmi, ha income, ha reddito, ha avuto questi check da parte del governo, è molto importante, c'è una grossa fetta della popolazione che ha grosse rivalutazioni nonché sul portafoglio opzionario, nonché sul portafoglio, diciamo, sulle loro proprietà immobiliari, e questi stanno liquefando e le stanno spendendo. Dunque, io non sono assolutamente sorpreso, qui gli americani dicono una cosa, sono pessimista, non so come andrà a finire, e poi come dice qui, they vote with their wallet, votano col portafoglio. Gli dico, questa è un'economia molto più forte di quello che si possa credere, c'è il cash che sta circolando, c'è il lavoro che viene sempre più richiesto, vediamo i jobless claims a livelli piuttosto bassi, vediamo che le imprese cercano di assumere ma non sempre hanno successo, tutti quelli che conosco io sono disperatamente alla ricerca di manodopera, e dunque per me questa non è assolutamente una sorpresa e penso continueremo su questo passo, inflazione, ecco. Non inflazione, perché il numero di prodotti, di unità è aumentato, non si può spiegare solamente con il rialzo dei prezzi, qui andiamo proprio units sold, unità vendute, siamo in rialzo. Ok, questo era un punto interessante, ovviamente mi aggancio al tuo parere su questo ottimismo legato all'economia americana, che cosa ti senti di rispondere invece diciamo a tutte le persone che iniziano a speculare, a usare sempre di più questa buzzword, a questo punto la stagflazione, specie con una banca centrale che probabilmente sarà ben più aggressiva rispetto alle attese? No, io penso che tutta la Federal Reserve sarà aggressiva, questo è poco ma sicuro, parliamoci chiaro. Qui abbiamo una Federal Reserve licenza di uccidere la gente 007 e ci hanno un colpo in canna, ne era almeno una cinquantina, si porta presso 4,45 automatiche di scorta. Però io ritengo effettivamente che ci sono due punti qui. Primo, perché la Federal Reserve sta aumentando i tassi, non lo fa per farsi quattro risate, lo fa perché vede anche un'economia forte, c'è il rischio di un surriscaldamento di questa economia e dunque agisce. Questo è estremamente semplice, ossia qui non siamo in una situazione degli anni 70 dove bisogna alzare i tassi perché c'è l'inflazione e non c'è crescita. Poi cos'è la stagflazione? Ci può essere una rallentamento della crescita in questo paese? Ma sicuramente. Ci può essere una contrazione che dura un semestre? Sicuramente. Però la cosa più importante secondo noi a questo punto è che l'economia globale si sta riaprendo. Noi leggiamo tutti i giorni per queste misure restrittive in molti paesi, abbiamo detto anche questa mattina in Europa, che mi fa molto piacere che ci vado spesso, e vedo effettivamente che stanno determinando queste restrizioni. Dunque qui c'è un trend, c'è una corrente sottostante estremamente forte. Stagflation? Non credo. Okay. Crescita più lenta? Possibile. Ok. Sì. No, è molto importante fare il punto sulla stagflazione perché invece diciamo che c'è diciamo una gran parte del mondo della finanza ma anche degli economisti che si esprime in maniera un po' meno ottimista, specie sulla crescita degli Stati Uniti nel 2022, anche a causa ovviamente di una Fed più aggressiva che da una parte dovrebbe sostenere la crescita economica, dall'altra parte però deve calmierare i prezzi che effettivamente sono troppo elevati e soprattutto abbondantemente sopra il target della Fed. Ecco, stasera dalle minute ci sarà qualche altro falco, a parte naturalmente James Bullard che va in extremis in termini di falco. Ma io penso siano tutti falchi, qui stiamo ridefinendo completamente il gioco, stiamo ridefinendo completamente tutto l'asse, ossia coloro che prima erano, diciamo così, i più falchi, diciamo un anno fa, e poi diciamo, forse bisognerebbe ridurre l'acquisto di obbligazioni, questo era un ultra falco, questo era un personaggio veramente uscito fuori, probabilmente dagli ultra, ossia dalle curve allo Stadio Olimpico a Roma dove sono cresciuto io,
Oggi un moderato e qualcuno dice: no, guarda, facciamo solamente 4 rialzi dei tassi e non ne facciamo 6 o 7. Dunque, tutta c'è una. Tasso si sposta, se si sposta, e c'è una ridefinizione totale della terminologia. Secondo me, Bullard è un excellent, come dicono qui, leading indicator. Vuoi sapere dove va la Fed? Comincia per guardare Bullard un po', perché lui, diciamo, voce esterna certe opinioni giudicate forse non accettabili e lentamente gli altri si accodano, forse nella stessa misura, questo bisogna anche dirlo, però noi vediamo già, per esempio, altri cominciano a parlare, ma sì, bisogna essere flessibili, ma sì, guardiamo il portafoglio obbligazionario. Questo per noi sarà il punto cruciale, sarà il portafoglio obbligazionario. Abbiamo visto una grossa enfasi, giustamente, inizialmente, su non comprare più bonds o comprare di meno, poi abbiamo parlato dei tassi di interesse, poi veramente oramai la battaglia finale, la Stalingrado della Fed si giocherà sul portafoglio obbligazionario, che rimane, secondo noi, non dico l'arma segreta, ma l'opzione nucleare. 8 trilioni di dollari di bonds ne cominciano, diciamo così, a vendere e non lasciare che si vadano a scadenza per poi non reinvestire. Abbiamo anche visto dei moderati all'interno della Fed che dicono: sa, qua bisogna essere energetici. Ossia, questo è molto importante. Io mi aspetto nel minuto della Fed di vedere un quadro non, diciamo così, smooth, ripianato da parte del signor Powell, che tenta di fare l'arbitro e il mediatore tra le parti, ma è molto importante guardare le punte qui, perché le punte effettivamente, secondo noi, oggi ci diranno: c'era chi sì, hanno votato tutti insieme, questo è anche vero, assolutamente, però c'è chi ha espresso dei dubbi. Secondo me vedremo delle punte abbastanza aggressive, secondo me il mercato non si sta rendendo conto, questo non è il club delle giovani marmotte, non stiamo giocando a mini golf qui, ossia questi fanno sul serio, perché non c'è più questo discorso di sostenere l'economia, il discorso è uno solo, potrei dire, è semplicemente di fermare questa inflazione che loro vedono lentamente scappare di mano, perché cominciano a temere una cosa estremamente semplice, che quello che può essere il headline oggi diventa il core di domani, ossia vedremo una fusione, diciamo, tra il lungo termine e medio termine, tra la volatilità e quelli prezzi, aumenti che sono insiti nel sistema, ed è questo che si devono impedire. Allora, io giustamente volevo capire se sono abbondantemente dietro la curva o meno. Ma io credo che effettivamente qui non ci sia nessuno, a parte quello che diceva aumentiamo i tassi al 30% 6 mesi fa, che evidentemente possa essere with the curve, perché la curva sarà molto difficile da prevedersi, perché vediamo da dove sta scaturendo questa famosa inflazione. Uno, perché la gente i soldi ce li ha, due, continuano a lavorare, non sono solamente i soldi dei check del governo, e si lavorano. Qui vuoi lavorare, lavoro in circa 3 minuti e mezzo, o io esco di casa adesso, nonostante a 66 anni, penso che mi porta 6 anni, porto bene, come i francesi, un lavoro lo trovo in circa 8 minuti. Per cui chiaramente c'è questa disponibilità del guadagno, questo incoraggia molti. Poi c'è un fatto molto importante, perché c'è questa inflazione? Perché non è solamente la spesa, è come viene suddivisa questa spesa. Quando io spendo per prodotti, ossia tattili, solidi, tipo, non lo so, un computer o un code, un bene, io chiaramente metto in moto tutta una catena di rifornimento che già può essere sotto stress, aumento di stress. Quando io spendo su servizi, per esempio, vado, mi faccio fare la dichiarazione delle tasse o mi faccio fare, non lo so, per esempio, adesso tagliare i capelli, io non metto in moto la catena di rifornimento. Allora, dov'è lo sbilanciamento? Che abbiamo avuto un aumento del reddito, chiaramente con l'economia che usciva dalla recessione, ma che questa spesa ulteriore, excess, non si è riversata in maniera proporzionale o simmetrica sui due settori. Questo può cambiare o no? Bisognerà vederlo. Secondo me, qui il discorso, io sono di quelli che dicono, da classica teoria economica, microeconomica, ossia nel lungo termine o anche nel medio termine, c'è un aggiustamento dell'offerta nei confronti della domanda, quindi, e i prezzi scendono. Ma io credo che bisogna aspettare un bel po'. Quindi, diciamo, non sei d'accordo con la teoria di Mohamed El Arian, che dice invece che la Fed è abbondantemente dietro la curva e ha mancato il momento di alzare i tassi di interesse quando l'economia effettivamente era in forte crescita e non ora che rallenta e rallenterà molto probabilmente, anche secondo le stesse stime della Fed. Sì, ma anche se no, io non dico che la Fed effettivamente doveva agire, ma io penso che la Fed effettivamente quello non doveva agire. Io penso che la Fed si è trovata davanti a un bivio. Io conosco l'Arian, lo rispetto moltissimo. Ossia, però effettivamente il discorso è questo: cosa doveva fare la Fed? In un momento in cui l'economia usciva da una recessione, in cui non c'era ancora la vaccinazione piena, in cui c'erano molte incognite, la Fed ha detto: io faccio la scelta tra il peggio e il male e il peggio. Il male sarà aspettare un attimo, ma far ripartire questa economia. Il peggio sarà stroncare questa ripresa sul nascere. Ho deciso di aspettare. Non eravamo in tempi normali. La Fed deve essere un leading indicator. La Fed deve giocare proprio d'attacco, non deve giocare di difesa. Invece la
cercato a questo punto di giocare, non dico neanche mezzo campo, da campo ha giocato di rimessa. Io sì, li critico, però capisco le loro ragioni e penso che hanno scelto a questo punto probabilmente il minore dei mali. Ok, perfetto, era giusto per fare il punto naturalmente perché c'è tantissima speculazione, specie gran parte dei market participants accusano la Fed che invece sta dietro il governo piuttosto che fare il proprio lavoro, e cioè contenere e soprattutto occuparsi della stabilità dei prezzi oltre che il mercato del lavoro, per non menzionare la BCE che ha solo un compito, stabilità dei prezzi, che sembra un pochettino fuori luogo all'interno dell'Eurozona per il momento. Intanto andiamo a vedere rapidamente anche tutto ciò che accade in termini di energia. Non lo so se la regia può mostrare gentilmente il calendario macroeconomico. Abbiamo visto, eccolo qua, il Cushing, meno 1,9 milioni barili al giorno, e poi da non dimenticare un altro indicatore importante, il cambio di scorte di petrolio. Questa è la situazione, come potete vedere, al rialzo questo mese, soprattutto rispetto al mese precedente. Abbiamo visto meno 4 milioni di barili, 4,5, oggi 1.121.000 in più. Innanzitutto focalizziamoci un attimo sul petrolio, poi andiamo a toccare un altro argomento importante che sicuramente sono le tensioni geopolitiche. Giusto, ma io direi effettivamente il discorso del petrolio è estremamente semplice. Secondo noi c'è una ripresa globale che è ancora in atto. Se io ho gli scettici che mi dicono qui sta per crollare tutto, io sono uscito dal mondo del petrolio, dunque io sparo dall'anca, faccio il tiro rapido, magari poi un giorno mi do una pallottola in testa, probabile, però esterno le mie opinioni. La ripresa globale continua, questo è il principale, e questo è ciò che sospinge il prezzo del petrolio. E se that's simple, è così semplice. Vediamo una fortissima richiesta di diesel, questo è importantissimo, perché la produzione manifatturiera, la produzione industriale, non sono solamente i conducenti privati che divertono a fare passeggiate in macchina. Vediamo anche probabilmente che adesso stanno aumentando, vediamo anche che stanno aumentando i voli. Adesso non dico qui ci sarà il boom dell'aviation fuel, però sicuramente anche questo potrebbe dare un piccolo sostegno al mercato. Dunque, questa è la parte della domanda. Da parte dell'offerta, vediamo un'offerta che rimane abbastanza difficile, nel senso che c'è l'OPEC che dice, OPEC più, bisogna dirlo effettivamente, ma noi stiamo bene così. La verità triste dell'OPEC è che alcuni dei grossi produttori, molti produttori, non riescono neanche a adempiere le quote attuali, dunque non possiamo aspettarci enormemente da costoro, e dall'Arabia Saudita che dice io voglio la stabilità e non voglio la volatilità sui prezzi. Questo è estremamente importante. E poi chiaramente la carta wild, il joker qui, secondo noi, a medio termine, e anche forse un po' meno, almeno prima di medio termine, sarà la produzione statunitense, dove c'è ancora una produzione che è inferiore ai livelli pre-crisi, ma dove vediamo il Permian Basin, il shale, che sta aumentando la produzione a ritmi vertiginosi, ed è lì che c'è la capienza extra secondo noi, ed è lì che può partire chiaramente un aumento dell'offerta. Però per il momento il gioco secondo me lo stiamo ancora guardando su brevissimo termine, poi parleremo anche della situazione geopolitica, su questa offerta che rimane abbastanza, se non dico limitata, può aumentare nel brevissimo termine, ma non di moltissimo. È una domanda che continua a pistare. Omicron non importa nulla, la situazione geopolitica non impedirà chiaramente la manifattura in molti paesi, e si va avanti e qua si riapre. Discorso molto semplice. Ok, allora intanto ricordo ai nostri telespettatori, brevissimo aggiornamento per quanto concerne appunto le tensioni geopolitiche. I ministri degli esteri del G7 terranno sabato una riunione sulla situazione appunto in Ucraina. Finora la NATO non ha notato nessun segno chiaro di escalation sul terreno, anzi le truppe russe sono aumentate, non diminuite. Dunque qua una smentita da parte della NATO sul fatto che appunto ieri ha annunciato lo stesso Ministero degli Esteri della Russia che le truppe, gran parte delle truppe ovviamente, non tutte, si sono ritirate verso le proprie basi. Allora, come viene percepito questo conflitto negli Stati Uniti? Perché sembra, ovviamente ci sono più ipotesi, ma sembra che in particolar modo i media americani cercano in qualche modo di alimentare le tensioni o rendere la situazione un pochettino più grave rispetto a ciò che effettivamente è. E dunque chiedo un parere, come stanno effettivamente le cose, come viene percepito questa crisi geopolitica? E questa è una domanda assolutamente eccellente, perché è veramente colto pienamente nel segno tra quella che è la perception, e qui dicono la perception is 100%, ciò che la gente percepisce è il 100%. Io non lo so, io credo che la situazione sia effettivamente molto grave. Certo che i media amano effettivamente che tutti guardino i loro programmi, questo è normale, questo anche io lo dico senza nessun biasimo, vi capisco perfettamente, però la situazione qui è molto grave. Ossia, rendiamoci conto di quello che sta succedendo qui. Questa è l'undicesima economia mondiale, è un paese middle income, non è un paese ricco, è un paese
paese effettivamente che ha un GDP che è leggermente inferiore a quello della Spagna, ma guarda caso ha 4.500 testate nucleari che sta riuscendo a tenere in scacco tutto l'Occidente. No, questo è veramente incredibile. Io credo che il signor Putin sia un grandissimo giocatore di scacchi, e veramente è il prossimo Karpov, Petrosian, è veramente bravissimo costui. Allora a questo punto cosa fa lui? Lui dice: guardate, io ho vinto perché ho costretti a fare questo pellegrinaggio a Canos, qui ci manca solamente il cilicio che indossò l'imperatore del Sacro Romano Impero quando si recò a supplicare a Gregorio VII, e dice: io vi ho costretti a chiedervi di non attaccare. Questa è una situazione incredibile. Dunque le carte in mano ormai ce l'ha lui, questo l'ha messo anche Biden, ossia situazione molto grave. Questo discorso delle truppe io non ci ho creduto 3 secondi. Io ho telefonato a persone e amici nelle mie precedenti esistenze, precedenti vite, e come si suol dire sono persone estremamente ben informate dei fatti, che mi hanno detto: guarda John, e mi scuso per l'espressione, questa è una gran bufala, perché questi non stanno facendo altro che spostare truppe che già erano in guarnigione vicino alla frontiera, dunque li rimandano a casa, che sarà a 15 chilometri, nel frattempo lasciano lì tutto il materiale sotto, hanno lì delle guardie, del tipo, dei depositi, per poi poter ritornare. Secondo punto, le truppe che rimangono sono tutte posizionate in posizione d'attacco, questo lo so e questo me l'hanno detto, me l'hanno spiegato. 3, hanno delle basi navali fortissime in criera, possono bloccare, fare il blockade chiaramente di gran parte della costa ucraina, hanno le armi tecnologiche in più, loro possono togliere un battaglione di fatti, persone validissime, però lo sostituiscono con un battaglione per esempio di truppe Spetsnaz, truppe speciali che sono micidiali. Ricordiamoci che i tedeschi durante la seconda guerra mondiale i loro più grossi exploit non li fece la Wehrmacht, ma li fecero le truppe scelte che riuscirono a prendere le postazioni estremamente ben protette nel giro di un quarto d'ora con paracadutisti estremamente scelti. Dunque non è qui la quantità, sarà la qualità, e secondo me loro stanno già mettendo pressione con questi cyber attacks dove hanno bersagliato le banche, il Ministero della Difesa e l'esercito. Questi sono già in moto, e secondo me ieri c'è stato anche questo interessantissimo voto da parte della Duma in Russia, ti hanno detto: per favore Vladimir, firma, così noi riconosciamo queste repubbliche così scissionistiche, chiaramente, che hanno chiesto la secessione, hanno fatto la secessione dall'Ucraina. Allora lui ha in mano molte carte, perché uno può attaccare, può continuare a tenere queste truppe lì. Questo signore ha 700 miliardi di valuta estera, ossia questo francamente a lui non importa assolutamente le sanzioni, già ci sono le sanzioni. Poi dicono: ma non commercerà con l'Occidente, ma commercerà con tutto il mondo emergente, che non gli importa assolutamente un fico secco, come dicono, sono cresciuto io nella capitale delle sanzioni, perché dicono: io devo commerciare, in business is business. E ricordiamoci anche, estremamente importante, che loro hanno in mano l'arma a gas. Ossia, un bel parlare il signor Biden, ma io l'ho molto rispettato ieri, più che l'abbia mai rispettato, ha preso più ferma, dice: blocchiamo Nord Stream 2, così non sai cosa mi importa assolutamente nulla, perché l'Ucraina dipende all'80% dai rifornimenti energetici chiaramente dalla Russia. Dunque loro hanno in mano le carte, speriamo di arrivare a una soluzione diplomatica, me l'auguro, sarebbe stupendo, ma ricordiamo che la soluzione diplomatica è una soluzione a breve termine che comporterà secondo me una forte riduzione dell'autonomia dell'Ucraina, dell'Ucraina chiaramente, e potrebbe avere delle conseguenze sicuramente sul rimaneggiamento della scacchiera globale del potere, ossia questo importantissimo. Oramai c'era un famoso musical quando ero ragazzo a Roma nel primo mesozoico che si chiamava Aggiungi un posto a tavola, e qui devono aggiungere un posto a tavola anche per la Russia, e dico non il potere nominale del G7 ma il potere delle armi, questi sono fortissimi, questo è un paese che 20 anni fa era sull'orlo del fallimento finanziario, che fece un default sul debito interno russo, debito interno in rubli. Oggi hanno 700 miliardi di valuta, hanno un debito di GDP del 18%, questi prendono il cash, ripagano tutto, hanno una governatrice della banca centrale che è una bomba, ho conosciuto gente che ce la conosce e ci ha lavorato, questi sono dentro una botte di ferro a breve termine, ti posso assicurare, loro non possono ancora far girare per un po' questi camion lungo la frontiera, che non succede assolutamente nulla, okay. Questi non falliscono. Grazie mille Gian Ergas, capo economista Tigers FP, grazie per essere stato con noi, alla prossima, e nel frattempo buon lavoro. Grazie, gran piacere, grande onore, grazie.